37esima e penultima giornata del girone A di fronte Pistoiese ed Alessandria. Gli arancioni di Fischnaller, uno contro uno con Zullo. Fischnaller carica il tiro, Biagini spedisce il pallone in calcio d'angolo contro il Prato. Mulas servito da Minardi, Mulas entra in area, ancora Mulas prova a crossare e il direttore di gara indica il dischetto, calcio di rigore per la Pistoiese. Parte Ferrari, 13esima rete stagionale per il loco Franco Ferrari, 1-0 Pistoiese al minuto 18, dal dischetto è infallibile Franco Ferrari. Servito da Picchi, il passaggio che arriva per Ferrari che può girarsi, Ferrari alto, non ha inquadrato lo specchio della porta. Prova il tiro Bellazzini, alto, ancora una conclusione da fuori per bene il suo diretto avversario. Ancora Mulas, prova a sfondare centralmente, Mulas porta palla, Mulas allarga per Surraco, che ha spazio, Surraco con l'esterno, arriva sul secondo palo Minardi, che cicca completamente la conclusione. Sandra potesse alzare la coppa. Intanto la Pistoiese ancora un attacco, con Picchi che prova il rasoterra, Ragni blocca al petto, sul pallone Bellazzini. La rincorsa del 21 dell'Alessandria che va diretto verso la porta. In qualche modo interviene Biagini che spedisce il pallone sulla traversa. Altro cross di testa Papini. Poi Minardi prova a lanciare il contropiede. Ancora l'Alessandria vicinissima al gol del pareggio. Bellazzini cross rasoterra, calcio d'angolo. Ancora Bellazzini di testa, la spizzata. Poi il tiro di Fischnaller, salva sulla linea. Incredibile. Un muro davanti alla porta della Pistoiese. Partita meglio l'Alessandria in questo secondo tempo. Va a sfondare Sciacca. Il tiro di Bellazzini, quello che si spegne al lato. Pericoloso l'ex Bellazzini. Nicco, intervento di Luperini. Molto bravo Luperini. Luperini porta palla. Il taglio di Ferrari. Luperini da solo. Luperini. Luperini! Sbatte contro Ragni. Ma cosa aveva fatto Luperini? Serie di tagli. Parte Zullo sul primo palo, per un attimo non arriva sul pallone Terigi, poi si distende e spedisce il pallone in corner Ragni. E anche già Mirafati, intanto cercato là davanti Picchi, 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 tira, Picchi! 2-0 per la Pistoiese, il raddoppio è di Alberto Picchi. L'avanzata dell'Alessandria con Nicco, si libera lo spazio, il tiro di Nicco, bloccato in due tempi da Biagini. Numero 16 della Pistoiese, grande prestazione la sua. Dentro per Ferrari, Ferrari, il tiro di Ferrari, anzi si ferma, la sterzata. Poi Mulas scarica al destro, Ragni. Cross, stacco di testa, una mischia all'interno dell'area di rigore. 2-1, Cleto Ghiura alla prima presenza tra i professionisti. Segna il 2-1. Dell'Alessandria, allarga per Sciacca che si accentra, va a crossare, prova a pennellare sul secondo palo, archiona bene il pallone Fischnaller, Fischnaller va a cercare dentro Chinellato, il pallone che finisce di pochissimo fuori. A terra ancora un giocatore dell'Alessandria, pubblico del Melani, fermente, finisce qui